cane, un cocker, perché prima del bagno, se ci sono dei nodi, è importantissimo toglierli, anche al 90%. Perché cosa succede? Se io lavo un nodo che c'è qui, dopo il bagno si infeltrisce ancora di più, si indurisce ancora di più e si fa molta più fatica a toglierlo, a snodare. Vi faccio sentire anche il rumore, questo rumore. Questo rumore lo dà la spazzola quando c'è un nodo. Infatti, se facciamo qui, che ho appena snodato, non si sente nessun rumore quando scorre il carbacolo. Quindi qui, questo è il rumore che fa quando c'è il nodo. Io quindi devo continuare finché il rumore non va bene. Dopo aver fatto questa cosa qui, si fa così. Ah, ok, questo quindi è uno e due. Ok, perfetto. Ok, poi due, no. Prima una zona. Sì, prima uno. Se no. Scusa, guarda che io qui non posso. Sennò come sta su? E se li tiri sulla zampa tu? Dai che sei andato? Mi dai la coda posso? Una faccia con le copie ci spostiamo sulla sala. Sì, se ci accorgiamo, non è detto, nel senso che se ci accorgiamo che anche il cane sono piene di pelo e c'è tanto pelo biondo sopra, allora nella zona di